farmacia comunale di Chiampo, dove tutte le tue domande trovano una risposta e le tue esigenze una soluzione. Vieni a trovarci in Piazza Rumor 1. Rieccoci puntuali come sempre, pronti ad aggiornare la situazione meteorologica prevista nei prossimi giorni. Questo fine settimana non porterà con sé delle buone notizie. La presenza di un canale depressionario tra l'Europa centrale e la pianura padana consentirà a delle masse d'aria umida e instabile di transitare da ovest verso est. Questo farà sì che le precipitazioni saranno diffuse su tutto il nostro territorio, anche se si presenteranno in modo per lo più discontinuo. Ora nel dettaglio analizziamo la situazione del Vicentino. Nelle prime ore della giornata le condizioni saranno variabili. I passaggi nuvolosi potranno essere anche compatti, ma fortunatamente non saranno associati ad un'alta probabilità di precipitazioni. Per il pomeriggio dovremo attenderci delle condizioni ancora instabili su tutta la provincia. Le nubi saranno via via sempre più estese e compatte e in queste ore potremo osservare i primi fenomeni anche a carattere temporalesco. La giornata si concluderà con un'ulteriore conferma della variabilità atmosferica. Le piogge continueranno ad essere presenti su tutti i settori e si faranno gradualmente sempre più diffuse con l'arrivo della notte. Soffermiamoci ora sull'analisi del quadro delle temperature. I valori delle minime non subiranno particolari variazioni. Le massime invece saranno in ulteriore calo rispetto alle giornate precedenti e torneranno quindi su misure più in media con i valori del periodo. E per questo appuntamento con le previsioni del tempo è tutto. Al prossimo bollettino!